Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Un'altra volta buongiorno a tutti quanti voi. Siete sintonizzati sull'inizio di questa trasmissione TV dedicata all'oroscopo quotidiano. Queste sono le stelle di Azus, o meglio quelle che verranno. Tra qualche istante il nostro amico Azus, astrologo di riferimento di cartomanti europei, che vi racconterà più o meno quella che sarà la vostra giornata, ecco, a partire già dai prossimi minuti in poi. 0773 493505, questo è un telefono importante, e altrettanto importante è il sito internet www.cartomantieuropei.com. È l'organizzazione che produce questa trasmissione televisiva, ma fondamentalmente sono i contatti di una delle più grandi organizzazioni in Italia per quanto riguarda la cartomanzia telefonica, e non soltanto cartomanzia, anche astrologia, numerologia e una serie di altri aspetti dell'arte della divinazione. Di questo parleremo meglio tra poco. Adesso iniziamo con l'oroscopo, però intanto, se volete, attraverso anche il sito potete andare a dare un'occhiata. Partiamo dall'Ariete, Azus. Sì, ciao Pasquale, un saluto ai nostri telespettatori. Allora, Arieti, beh, questa è una giornata che non vi vedrà proprio in perfetta forma. Vi sveglierete ancora un po' stralunati, forse stanchi, non avete riposato bene a causa di questa luna opposta, però la giornata promette molto. Perché in effetti le persone che incontrerete, che frequenterete in questa giornata, saranno capaci di strapparvi un sorriso. Buonissime le collaborazioni professionali, con questa luna in splendido aspetto con Venere, con il Sole, ma saranno soprattutto le amicizie, i sentimenti poi, no, a regalarvi le emozioni più intense in questa giornata. Cercate di non farvi sfuggire un'occasione, questo può essere un giorno giusto anche per un colloquio di lavoro, per sostenere un piccolo esame. Andiamo al segno del Toro. Per voi, amici del Toro, è una luna che parla di quotidianità, di impegni quotidiani che possono essere in qualche modo anche molto interessanti, perché possono produrre dei risultati concreti, quelli che tanto vi piacciono. Quindi sul lavoro questa è una giornata che può darvi delle soddisfazioni sia a livello personale ma anche a livello economico. Ricordo che questo Mercurio vi aiuta sempre ad incassare denaro. E poi anche nella normale routine, nella vita quotidiana, nella vita di coppia, riuscirete sempre a trovare degli stimoli, almeno nella prima parte della giornata, perché poi in serata la luna passerà nel segno dello Scorpione e voi diventerete un po' più scorbutici. Andiamo al segno dei Gemelli. Per voi, amici dei Gemelli, la giornata inizia in maniera davvero brillante, la fortuna è dalla vostra parte, e poi voi risultate molto simpatici, siete delle persone in grado di affascinare un po' tutti con il vostro savoir-faire, ma anche e soprattutto con la vostra parlantina, no? La vostra dialettica. Nella seconda parte della giornata e in serata questa luna passa nel segno dello Scorpione, significa che magari avrete bisogno anche un po' di rallentare il ritmo, di concedervi dei momenti di pausa e di pensare un po' di più anche a voi stessi, al vostro benessere psicofisico. Andiamo al segno del Cancro. Inizierete questa giornata ancora con il broncio, ancora con il muso lungo, perché c'è una luna piuttosto difficile. In famiglia però avete notato che ci sono persone, sono i vostri cari, i vostri familiari, in grado di tranquillizzarvi, il partner in maniera particolare, e in grado anche di risolvere qualche vostro piccolo problema. Basta saper parlare, no? Saper chiedere anche. Per quanto riguarda la serata, invece, devo dire che la luna si sposta nel segno dello Scorpione e voi ritrovate il vostro entusiasmo, ritrovate anche la vostra sensualità, e quindi il rapporto di coppia ne beneficerà chiaramente. Bene, allora torno a parlarvi di cartomanti europei. L'avevamo accennato prima velocemente all'inizio, in intestazione di questa puntata televisiva dedicata all'oroscopo quotidiano, che riprende tra qualche istante. Soltanto il tempo di farvi capire che Cartomanti Europei è davvero una tra le più grandi e importanti organizzazioni in Italia, e non solo in Italia,
tra le più seguite ogni giorno costantemente da tante persone che con fiducia si affiancano, vengono affiancati dai cartomanti europei per sbrigare le piccole grandi questioni quotidiane. Queste persone sanno che lo staff di cartomanti europei è uno staff costruito, realizzato, formato da persone innanzitutto che svolgono questa attività con grande passione e nel pieno rispetto dell'etica professionale. Qual è la regola numero uno per rispettare questa etica professionale? Lasciare sempre nelle vostre mani il libero arbitrio, la scelta finale. Il cartomante, l'astrologo, il numerologo serve soltanto ad aiutarvi ad inquadrare meglio il problema, a darvi delle opzioni, delle possibilità, delle alternative, ma poi la scelta finale la dovete fare voi. Le persone che già si avvalgono di cartomanti europei e della sua organizzazione sanno che questa è una cosa che avviene costantemente come regola primaria di questa grande attività. www.cartomantieuropei.com. Ci sono cartomanti uomini, ci sono cartomanti donne, ognuno evidentemente adatto o preferito da voi che chiamate, oppure lo 0773493505 per parlare direttamente di questo argomento con il centralino che subito vi saprà mettere in contatto con la persona più adatta a voi. Andiamo avanti con l'oroscopo, però, perché fondamentalmente noi siamo qui per questo e riprendiamo dal segno zodiacale del Leone. Allora, amici del Leone, se dovete fare qualcosa, fatela nel corso della mattinata. Ecco, con le prime ore del mattino voi siete sempre molto energici, no? Perché siete i figli del Sole, quindi siete delle persone che con la luce riescono a dare il top. Siete mattinieri, siete delle persone che amano anche svegliarsi presto, no? Al sorgere del sole, e questo vi consentirà di ottenere degli ottimi risultati in mattinata, perché poi nel corso della serata la luna, che passerà nel segno dello scorpione, vi renderà un po' più nervosi, ecco, e quindi trattare anche con le persone che vi circondano diventerà più complicato, difficile. Avrete bisogno di starvene in casa, tra le pareti domestiche, riuscirete non solo a riposarvi, ma a trovare anche l'ambiente ideale per trascorrere dei momenti felici. Andiamo al segno della Vergine. Per voi amici della Vergine, questa è una giornata che vede la luna transitare in mattinata nel settore che ha a che fare con il lavoro, con il denaro, e quindi se dovete trattare affari importanti fatelo nel corso della mattinata. Devo dire che poi nel segno dello Scorpione la luna è ideale per prendere degli accordi, mentre per i risultati concreti è preferibile la mattina, per studiare dei progetti, per ricevere delle proposte o fare avanzare delle richieste è meglio il pomeriggio. Per quanto riguarda l'amore dovete stare sempre un po' in guardia, perché questa Venere vi espone a qualche critica da parte del partner, quindi cercate di rigare dritto. Andiamo al segno della Bilancia, mattinata con la luna ancora nel vostro segno, quindi vi sveglierete di ottimo umore, sarete anche particolarmente efficaci in tutto quello che farete. L'amore è sempre grande protagonista di queste giornate, ma non solo, anche il lavoro vi dà delle grandi opportunità, delle grandi chance. Nel corso della serata la luna entra nel segno dello Scorpione e aumenta la vostra sensualità, la ricerca del piacere. Il piacere sotto tutti i punti di vista, il piacere dei sensi, no? Quindi magari proprio in questa serata avrete voglia di concedervi qualche piccolo strappo alla regola, il fatto anche di dieta, ecco. Voi che siete sempre molto attenti, no, all'estetica, anche alla vostra linea, però ogni tanto vi piace lasciarvi andare. Andiamo allo Scorpione, seconda parte della giornata certamente migliore per voi amici dello Scorpione, perché la luna entra nel vostro segno, vi fa ritrovare entusiasmo, voglia di fare, sicurezza nei vostri mezzi, perché ancora in mattinata sarete piuttosto indecisi, devo dire anche un po' pasticcioni, no? Perché con questa luna che vi confonde le idee, che vi fa perdere lucidità, rischiate di commettere degli errori grossolani anche in ambito lavorativo, professionale. Abbiamo detto la seconda parte della giornata certamente migliore, soprattutto per i rapporti sentimentali che hanno bisogno di un rilancio
in questo momento, perché troppe volte avete discusso con il partner anche per questioni legate alla vostra gelosia. Bene, allora, un altro appuntamento importante che Cartomanti Europei vi riserva è quello con Azus. Ogni lunedì tra le 17 e le 19 la possibilità di parlare al telefono direttamente con lui, non televisivamente, proprio privatamente, soltanto voi e lui. Per fare cosa? Per ottenere l'oroscopo personalizzato. Guardate che è una cosa eccezionale, vi spiego perché. Ovviamente noi parliamo a una platea molto ampia, ok? Fatta di tanti acquari, di tanti leoni, di tanti pesciolini, di tante bilance, eccetera, eccetera. È normale che la giornata di uno non può essere uguale alla giornata dell'altro. Deve Azus tenersi ovviamente un pochino sul generico, perché parliamo a svariate migliaia di persone nello stesso momento. Allora che cosa succede questo? Cosa fa succedere? Fa insorgere la necessità di detenere, di avere a portata di mano un oroscopo che sia il più personalizzato possibile. Come si può fare? Si può fare in un quarto d'ora di telefonata allo 0773 493505 ogni lunedì tra le 17 e le 19. Se volete potete telefonare anche adesso e prenotarvi per lunedì prossimo. Però c'è la possibilità di farlo bene, con calma, ogni lunedì tra le 17 e le 19, appunto, in compagnia di Azus, che vi chiederà innanzitutto dove siete nati, quando siete nati e possibilmente a che ora siete nati di quel giorno. Andiamo avanti con l'oroscopo. Siamo arrivati a Leone. No, Sagittario. Andare dagli amici Sagittari. Ecco. Sì, no, sai che cos'è? È che io, nonostante tutto questo tempo, nonostante tutti i giorni, ancora non riesco a imparare il cerchio zodiacale. Con la pratica, ci vuole un po' di pratica. Un altro po'. Allora, amici del Sagittario, beh, questa è una giornata che inizia molto bene, in maniera molto positiva, con questa luna che vi regala tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, quindi avrete modo anche di azzerare alcuni impegni professionali che vi trascinavate ormai da tempo. Poi però questa luna che cambia ed entra nel segno dello Scorpione vi toglie un po' di smalto, ecco, avrete bisogno di ritagliarvi dei momenti di relax, perché le giornate comunque per voi rimangono sempre molto pesanti, dovete affrontare un sacco di discussioni, anche dei problemi, devo dire, con tutti questi pianeti in opposizione dal segno dei Gemelli. Chiaramente la vostra vita non è facile, quindi sentite proprio l'esigenza e il bisogno di staccare la spina. Fatelo nel corso della serata, perché avete bisogno di recuperare energie. Per quanto riguarda il Capricorno, giornata che inizia così, la luna ancora nel segno della bilancia, non siete al top della forma, vi sentite anche un po' aggrediti, no? Accerchiati, attaccati dalle persone che vi capita di incontrare solitamente sul lavoro, anche dai vostri capi, dai vostri colleghi di lavoro. E quindi dovete reagire in qualche modo, potrete farlo nel corso del pomeriggio, già a partire dal pomeriggio, quando la luna diventerà molto più positiva nel segno dello Scorpione, vi consente di trovare sempre le persone giuste, l'ispirazione giusta, anche per vincere delle battaglie dialettiche, ma non solo. E poi non dimenticate l'amore, che ha bisogno di una maggiore presenza da parte vostra, perché siete un po' distanti in questo periodo. Andiamo al segno dell'Acquario. Il periodo rimane sempre molto bello, stimolante, positivo, e poi avete questa luna magnifica nel corso della mattinata, utile soprattutto per chi deve viaggiare, per chi deve spostarsi, buonissima per fare comunque delle esperienze costruttive a livello personale e professionale, ottima per l'amore e i rapporti sentimentali. Poi però nel corso della serata è una luna che vi stanca, che vi stressa, perché magari c'è qualche piccolo avvenimento imprevisto che vi troverete a fronteggiare, che può in qualche modo rompere questo idillio, no? Che si è venuto a formare negli ultimi giorni con questi transiti davvero molto positivi per voi. Quindi, se è possibile, in serata non prendete impegni stressanti.
chiudiamo con il segno dei pesci. Per voi amici dei pesci, la luna è magnifica nel corso della serata, riesce a restituirvi tranquillità, serenità, riceverete anche delle dimostrazioni d'affetto, di stima, l'amore riprende quota, e riuscirete a risolvere anche qualche piccolo contrasto che ha caratterizzato le ultime giornate con il partner. Insomma, recuperate entusiasmo, ma non solo, recuperate anche la serenità che avevate perso negli ultimi giorni, ed è in casa che voi dovete impegnarvi, dovete lavorare nel rapporto con i vostri figli, ma anche nel rapporto con vostro marito, con vostra moglie, con il vostro convivente. Insomma, i rapporti stretti, quelli che si vivono all'interno delle pareti domestiche, hanno bisogno di intensità, hanno bisogno di grande energia da parte vostra, perché possono darvi tanto, tantissimo, ma richiedono anche un grande sforzo, un grande dispendio di energie. Noi ci ritroviamo domani. Torniamo puntuali. Ricordate sempre Cartomanti Europei, che produce questa trasmissione televisiva, ma che fondamentalmente è un grande centro di cartomanzia telefonica. Chiedete in maggiori informazioni allo 0773493505 oppure visitate il sito internet www.cartomantieuropei.com. È tutto, alla prossima.